Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio della serie Livorno State of Mind. Allora, cari ragazzi, per chi se ne fosse accorto, perlomeno reso conto, ebbene sì, siamo arrivati alle fasi conclusive di questa stagione. Stagione che, sotto certi punti di vista, ci ha emozionato, mi ha fatto incazzare, mi ha fatto gioire, poi volte però, vabbè. Ma soprattutto fino adesso mi ha permesso di trovarmi qua. Meritatamente o meritatamente che sia, io adesso sono secondo. Secondo con solamente 3 partite che mi mancano per finire questo campionato, ovvero vabbè, la Serie B, ma soprattutto con solamente, diciamo, pochissimi punti, anzi con, se bisogna essere proprio pignoli, proprio precisi, con una vittoria che mi può permettere di andare matematicamente in Serie A. La squadra da tenere d'occhio non è nel Como e nel Modena, o perlomeno non è la quarta che è il Modena, perché ricordo che anche se dovessimo arrivare terzi, alla fine ci andiamo lo stesso, dato che il discorso playoff non c'è. Ma bensì è il Bari che ha 39 partite come noi e dista di 8 punti, quindi basterebbe per averci la sicurezza di poter andare in Serie A matematicamente solamente una vittoria, perché sta pareggiando andremo a 69, loro vincendo a 63, e anche se non vorrei dire la cavolata, però ci va, cioè la posizione in classifica va in base alla differenza reti, anche se è nettamente superiore alla nostra a quella di loro, non si sa mai, preferisco andarci meritatamente anche con un discorso di più punti in classifica, ecco. Quindi ora, bando alle ciance, andiamo a giocare dopo mezz'ora di presentazione su come siamo messi in classifica. La partita che ci aspetta, che ci può permettere di andare matematicamente in Serie A, è questa. Si va giù in casa, meno male, anche se vabbè, non è come in realtà, perché alla fine gioco io. Stagione in casa contro il Cagliari. Cagliari che, come avete visto, fa un campionato a parte, cioè è già da per dire la metà stagione che è già in Serie A, ma va bene. Però la cosa che mi preoccupa è che sicuramente è una squadra qualitativamente migliore rispetto a quelle incontrate fino adesso, anche se non mi ricordo quanto ci fece all'andata al Cagliari. Comunque, niente, andiamo a giocare. Prima di iniziare voglio vedere un attimo la formazione com'è. Voglio mettere un attimino Luci al posto di Schiavone e Emerson al posto di Sar, che fra l'altro è diventato un 69. E niente, andiamo a giocare e cerchiamo di andare veramente in Serie A. Iniziamo a giocare e speriamo bene. Buona, vai Mopi! Tira Mopi! Dio buono, di! Fatto del primo tiro dopo 40 minuti. Vieni. Madonna, è passaggi del Kaiser, Mopi. Comunque, finisce il primo tempo. 0-0, partita come avete visto con poche occasioni. E niente, speriamo di cambiare l'andamento, cioè nel senso di essere un po' più pericolosi nel secondo. Dai, volendo potrebbe essere forse fattibile. Ma mi tocco come sempre mentre lo dico. Andiamo a fare sto benedetto secondo tempo. Occhio all'uno contro uno. Crossa. Oh, Romo, esci! Dio buono! Che palle, die, che cazzo! Boia, die. Vedo che ora è finita, ma già non ti lascia a fare un go, ora bisognerebbe farne due. Vai Anascio. Tira! No! No, Pasquatino! Maledetta la miseria di... Porca puttana, era un'occasione d'oro. No, dove cazzo l'hai data? Sei scemo, eh. Boh, Sceccherini, a volte ci avresti sortite lì come non mi garbano. Vai Fedato! Maremma cane. Niente ragazzi, è perso. Peccato dire. Ora non mi resta che vedere e sperare che il Bari abbia
ho pareggiato o perso. Quindi andiamo a vedere, guardiamo se comunque in Serie A ci siamo. Eccolo! Eccolo! E ce l'abbiamo in Serie A, pur perdendo questa partita qua. E andiamo di, e andiamo di, e andiamo di. Boia di. Certo ragazzi, sia dall'inizio di questo video lì e per come è stato l'andamento nel precedente, penso forse se il campionato iniziava dall'altro video eravamo, se non ultimi, Porsche mancava, perché si è fatto vanto in 6 partite. Questa ha presa la bellezza, la disgrazia di solo 4 punti. Boh, vabbè, comunque siamo andati in Serie A, ragazzi. Voglio rivedere la classifica, voglio rivedere tutto, perché vorrei aver sbagliato qualcosa. No, la regola no, le partite sono 22. Sì, 21 più 21, 42. 8 punti che distano dalla volta, che è sia il Modena che il Bari. Vabbè, pari punti. E niente, siamo in Serie A, ragazzi. Siamo in Serie A. Anzi, ce ne andiamo in Serie A. Ora non ci resta che finire comunque questa stagione qua. Quindi andiamo a fare la prossima partita. So che c'è il rischio grosso che magari, soprattutto giocando fuori Asa, andremo a perdere la partita. Però, dato che comunque l'obiettivo primario, ovvero, anzi, quello principale, ovvero il discorso della Serie A, l'abbiamo raggiunto, seppur con grandissima fortuna nelle ultime partite. Cioè, la fortuna ci ha voluto bene, perché comunque le squadre sotto di noi hanno tutte perso o pareggiato per svariate partite. Insomma, non sono state pericolose, non ci hanno superato le vie di va. Anche appunto, se corre il rischio il Como sorpassi, perché magari se vado a perdere questa partita via, il Como vince, andrebbe secondo. Io sinceramente volevo simulare sia questa che la prossima, che sarebbe l'ultima partita del campionato. Quindi vado, voglio vedere per curiosità cosa succede se simulo le partite. Chiaramente non pigi il triangolone, magari le guardiamo tutta. Cioè la guardiamo tutta. Ma il Como ha già fatto gol, ma anche noi, buono. Pasquatino. Strano, eh? Cioè nel senso, aspetta. No, aspetta l'ultima, di non vorrei portare a merda. No, vai, 2-0, dovremmo bene o male averci la vittoria in tasca, spero. Comunque sta anche di solito, quando vai giù a fare asa è un casino. Soprattutto quando la squadra non c'ha quel distacco qualitativo con fronte all'altra. Invece no, abbiamo vinto 2-0, buono. Ora il Como non ho visto di preciso quanto ha fatto, è rimasto 1-0. Fammi un po' vedere. Eh no, ha vinto anche il Como, quindi niente, andiamo a fare l'ultima partita. L'ultima addirittura in casa contro lo Spezia. Cioè, come, vabbè, come già dissi quando ci si gioca all'andata, oltre ad essere comunque una partita, ha diciamo un valore personale importante, penso, fra per i livornesi e per gli spezzini. Comunque, simuliamo anche questa e speriamo di vincerla, o perlomeno se non dovesse venire ciò, che comunque il Como perda. Intanto il Como sta perdendo, noi siamo 1-0 con Godianash, olè. Almeno si arriva secondi. Guardate, Mopì è già la seconda volta che lo fanno uscire a metà partita, perché è stanco, c'è un po' resistenza, il bambino. 2-0, vantaggiato. E olè, via. Siamo arrivati anche secondi, quindi meno male. In teoria forse, non so se ci arrivano più soldi, boh. Comunque, eccoci qua. La classifica finale è questa qua. Olè! Va bene, sono contento di essere in Serie A. Sinceramente, senza presunzione, era sfortuna se davvero alla fine ci si andava. Perché comunque è vero che, tracciando queste due partite simulate, io mi riferisco alla prima partita del video e tutto il video precedente, è vero che comunque è stato veramente negativo tutto l'andamento. Però bisogna dare anche merito a quanto fatto prima, soprattutto dal punto di vista dei gol subiti, perché se si va a vedere i bimbi, credo che siamo una squadra con meno gol subiti del campionato. Sì, addirittura il Cagliari ne ha visto 36, 11 in più di noi, anche se abbia appena fatti uno sbotto di più, però va bene. Niente, dai, credo che sia meritato il fatto di essere andato in Serie A, no? Giusto di essere arrivati primi, perché comunque il Cagliari qualitativamente credo sia più forte. E poi vabbè, tra l'altro ci si è anche perso, quindi in teoria, anche se si gioca contro un computer e io invece gioco manualmente, cioè lo controllo io, però diciamo che Cagliari è giusto che chi sia andato in Serie A arrivando primo. Quindi niente ragazzi, io prima di finire il video voglio arrivare al 30 giugno, perché così poi ci si lascia col calciomercato e
E niente, poi inizierò il prossimo video iniziando proprio, diciamo, iniziamo la stagione, ricostruiamo un po' la squadra, ecco. Quindi niente, andiamo avanti. Mi è venuta in mente una cosa. Siccome ho letto che il budget, trasferimenti, stipendi che ti danno poi a inizio stagione dipende tanto anche da come termini vela prima, nel senso, se c'hai zero o c'hai, che ne so, 5 milioni, il budget è condizionato da quanto ti rimane. Quindi magari, non lo so, più uno ne ha, meglio è, anche se poi viene un pochino, diciamo, modificato. Io direi di andare a chiedere comunque qualche soldino a Aldo. Sicuramente non Meccano, però... No, vince il campionato no. Proviamo così, toh, vai. Ma dai, 1 milione. Dai, Aldo, facci questo regalo. Voglio vedere... Boh, così. Ma guarda Aldo, de! Me l'ha dato, Vaini! Bello, de. Bravo, Aldo. E grazie Aldo. E siamo arrivati alle conclusioni, no? Riunione per valutare il tuo lavoro. Comunque una cosa, tanto bene o male il valore rimane bello. Vero che sono in prestito, ora se ne vanno. Però ragazzi, guardate Mopi e Anash specialmente. Questo è perché c'aveva 70, questo quando c'aveva 68, 69. Cioè in una stagione, vabbè, anche giocando, chiaramente, sono aumentati in maniera spropositata. Old Chic non molto, mi pare di 3, quanto, su per giù, non mi ricordo quanto c'aveva inizialmente. Castagne stesso è salito tanto, 75. Sarri in una stagione, cioè mezza stagione è salito di 1, ma va bene. Romo comunque, nonostante l'età, un po' sale. Arellina rimane, oh sì, purtroppo. No, vabbè, comunque anche Musonda, però era per fare un discorso comunque di consigli acquisti. Quindi boh, non so voi, però io ve le riconsiglio perché... ma più tanto santo mi garbo perché magari può essere abbastanza agile nel dribbling e questa roba lì. Però vi consiglio più Iheanacho, che davvero si è allenato bene, può diventare una punta molto molto importante e abbastanza scattante. Comunque ora dai, arriviamo veramente alle conclusioni. Prestito giocatore scaduto, chi è? Vabbè, Ramo va via, Vergara uguale, va Giugi uguale, Fedato, Bimbe, non ci sa più una squadra. Insomma, e terminiamo questa benedetta stagione. Ottima stagione. Guarda lì. Tutto ok. Tutta la grande. Andiamo, via. Allora, bisogna aspettare che cari. Non so, voi mi ci mette 46 anni. Oh, eccoci qui. Allora, ragazzi. Siamo arrivati al 1° luglio 2016. Come ho detto prima, io direi di concludere il video qua e di rivederci al prossimo con l'inizio, appunto, il calcio mercato, cercando un po' di ricostruire la squadra, perché fatemi un attimino vedere, vabbè, Mopi e Anasho ora vanno via, però sono messi abbastanza male. Questo chi è? Chi è lui? Ma lui da dove è venuto fuori, ragazzi? Ah, credo che sia un giocatore messo qua casualmente. Evidentemente mi sa che la squadra è, cioè, contata, quindi lui chi è? Preferita, boh, vabbè. C'è da far parecchio, c'è da far. Quindi, innanzitutto, no, aspetta, voglio vedere quanto mi hanno dato di soldi. Mamma mia, che tristezza, ragazzi. Guardate, che sono poi 7 milioni, eh. Vabbè, niente. Boh, speriamo di farcela. Anche perché la serie A non è la serie B. Grazie. No, davvero, è più complicato. Basta vedere cosa è successo in T-Cup in Coppa Italia l'anno scorso. Vabbè, a parte contro la Roma, poi con la Sampdoria è stato un patimento. Ma anche con la Roma stessa ci è andata di culo. Vabbè, via. E ci vediamo al prossimo video. E speriamo di poter, innanzitutto, rifare la squadra. Eh sì, ne abbiamo veramente bisogno. Detto questo, niente. Arriviamo come sempre a conclusioni. Innanzitutto, vi ringrazio per la visualizzazione. E poi, come sempre, vi invito a mettere un bel mi piace al video, di condividerlo, ma soprattutto vi invito ad iscrivervi al canale, così rimarrete aggiornati su tutto quello che caricherò, ma soprattutto su tutti i video inerenti a questa serie qua, ovvero Livorno State of Mind. Niente, detto questo, boh, ci vediamo al prossimo video. Non lo so, sono un po' perplesso per via di questi soldi che Aldo mi ha messo a disposizione. Boh, dai. Vediamo cosa succederà. Vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti.